Eccoci, bentornati su Go Games, siamo su Final Fantasy VII Rebirth e in questo video andremo a fare un'altra missione secondaria. Quindi ci troviamo a Canyon Cosmo, siamo nel capitolo 10 e andiamo a fare Gradone del Peregrinaggio, non è vero? E ci dirigiamo a Gradone del Peregrinaggio, scusate. Siamo in questa zona qui, ve la mostro meglio dall'alto. Ovviamente dovete completare tutto il capitolo 10, mi raccomando fate tutta la mappa, sbloccate tutto quanto così avete tutti i viaggi veloci disponibili e fate molta meno fatica. La quest vi consiglio di farla quando vi si attiverà questo evento principale, ritorno in volo, stessa cosa che abbiamo detto nel precedente video con la precedente quest secondaria che trovate ovviamente linkata nella playlist che trovate in descrizione nel primo commento pinnato. Detto ciò, da questo punto, quindi vi teletrasportate qui a Canyon Cosmo, da qui interagite con la bacheca degli incarichi. Interagite con questa bacheca qui e andate a prendere questa missione qui, il terribile presagio. Questa ci servirà per aumentare l'affinità con Aerith, quindi se volete la romance, tra virgolette, con Iris. Con Aerith, come preparo a voi, non cambia, con lei dovete fare questa quest secondaria, vi aumenta ancora di più. Fatele comunque tutte perché vi serviranno per ottenere il relativo trofeo. Detto ciò, qui ci andiamo a spostare nella sala degli incontri, interagendo con il tizio che vi ho mostrato ora. Andiamo nella sala degli incontri, parliamo con l'NPC di dovere che ci darà appunto la quest. Vedete, siamo arrivati qui. Andiamo da questa parte e andiamo a parlare con l'NPC. Non vi preoccupate, vi taglio la cutscene. Come al solito, andiamo a saltare tutto il video, non ci interessa nulla. Parliamo con lui e lui ci attiverà la quest, ci darà un foglietto e ci dirà di andare a trovare questi luoghi. Appena ce l'attiva, ve lo faccio vedere. Intanto ci spostiamo direttamente e andiamo in questo punto qui. Vedete, sono segnati sulla mappa. Quindi ci andiamo a spostare in questo punto qui, nella caccia numero 1, che arriva facilmente da qui sotto. Quindi praticamente, ve lo faccio vedere dall'ascensore, da qui andate da questa parte, fate tutto questo percorso, arrivate qui, qui c'è questa stradina, voi salite e trovate la caccia da fare. Andiamo a piedi, poco importa, non ci interessa, e siamo qui nella zona di caccia. Da questo punto qui ci spostiamo e andiamo di qua. Arriviamo qui, vi mostro di nuovo la mappa, vedete, siamo qui. Questo sembra un livello inferiore, ma in realtà è pari. Fa un po' schifo la mappa, posso dire. Potevano farlo almeno in 3D, così uno riusciva a capire le zone più elevate da quelle più basse, ma fatta così, vabbè. Pazienza, questo è il punto, quindi dobbiamo pistare di mazzate loro. Il pinguino lo abbiamo già fatto, lui ovviamente no. Oh, mi sa buono un attimo, stare molto tranquillo. Aspetta, che ti devo analizzare. Perfetto, analizzate sempre tutti, mi raccomando, che dolore, che dolore. Piccio. Che pazienza che ci vuole. Vai, tifa, spaccagli la faccia. Niente, lo stiamo pistando anche noi, in realtà. Tornato il nostro Cloud. Tornato un po' così, però. Vai, ira funesta con cattiveria. Aio. Oh. Pingu, mo arrivo, sta buono un attimo.
E niente, ci ha spostato su Pingu. Si fa. Vai tu. Perfetto. Alla fine della fight andiamo a fare la prima foto. Ci posizioniamo di fianco ad Aerith, che è qui che prega. Tiriamo fuori la fotocamera. Noi andiamo a fare questa foto qui, ve la mostro. Eccola qui. E ci andiamo a posizionare finché non ci dice che è ottima. Tipo in questo modo qui. Andiamo a fare la foto. Nice. This is perfect. Siamo bravi, lo so, va benissimo. Well, well. E questa è la prima. In realtà è la terza. Non importa. Sì. Ora andiamo a trovare un altro punto. Quindi ci teletrasportiamo qui nella pista aerea di Cosmo, quindi è proprio l'inizio di questo capitolo 10. Ci teletrasportiamo qui, ci ritroveremo esattamente in questo punto qui e andiamo da questa parte. E già vediamo il nostro scorpioncino che ci attende. Not a thing. Except for this guy. Eccolo qui. E lo pissiamo di brutto. Ah, non mi sono curata. Bene, aspetta un attimo, va. No? Potrei fare anche vento ristoratore, in realtà. No, no. Pessima scelta. Vieni qui. Vieni qui che mi sto curando. Male al colpo, ciccio. Ok. Siamo curati un po'. Lui è debole al ghiaccio. Sì, è lo stesso che abbiamo analizzato prima. Ti ha dato un colpo di chiappe. Aio, aio. Aspetta un attimo, Tifa, vai di abilità, fai arte segreta, vai così, dopodiché barrettone ancora no, lo facciamo arrivare a 2, tu vai di rovesciata, sei cattivissima, ecco i danni sta donna. A posto. Dai, lasciamo la foto, quindi tiriamo fuori la fotocamera. Questa è la prima foto che dobbiamo andare a fare. Facciamo le foto ad Aerith. Bene. E qui dobbiamo spostare in realtà dove sta lei che prega. Mettiamo qui. E non me la dai? Dobbiamo fare questa. Ok. Cerchiamo di... Mamma mia, con sta levetta. Comunque vi mettete qui e fate la foto in questo modo qui. This is spot on, Cloud. Lo so. Okay, perfetto. Two down. Ho fatto la foto anche a lei, così è contenta. Let's go. Andiamo. E ora ci spostiamo verso l'altro punto, che è esattamente qui, per cui ora ci teletrasportiamo. Scusate, mi si è spento il microfono, ma vabbè, come al solito, per fortuna che me ne sono accorta. Comunque, da qui, dicevo, ci dobbiamo teletrasportare in questo punto qui, piattaforma di volo numero 16. Da qui vi mostro il percorso. Se non sapete come sbloccare questa piattaforma,
l'abbiamo visto nella precedente guida, per cui date un'occhiata alla missione precedente, fate prima quella magari, e poi venite qui e continuate insomma la visione di questo video per completare questa quest. Siamo vicino al negozio Muguri, girate di qua e arrivate qui. Andiamo con il nostro ciocobino, che ci servirà appunto per spostarci, e da qui andiamo da questa parte, in maniera tale da arrivare su quella torre lì. E da lì vi mostro come raggiungere il punto. Un po' lenta è questa cosa. Non andiamo sopra la torre, mettiamo di fianco, piano, sei buono che sbaglio strada, sei buono. Infatti ho già sbagliato strada. Andiamo di qua. Ciccio! Si incastra male. Va bene, andiamo da questa parte. Terribile la gestione, terribile. Via. Non vogliamo rotture di scatole. Andiamo qui. Andiamo su. Andiamo su. Potete sbloccare anche questa piattaforma, che è la numero 19, sta buono, se non l'avete ancora fatto. Tornate qui e qui saltate col ciocobino e arrivate fino quassù. Dopodiché fissate di mazzate tutti quanti. Qui c'è anche il piccione. Vai piccion. Via, via. Cattiveria molto fighe anche colpo a segno, se muovo papà. Yeah, cattivissimo, perfetto. Ma sei pazza? Nothing sneaky about it. Is that so? Hey, let's get a selfie together, okay? Come here. Oh, perfect. Non ci piace a noi, noi preferiamo Tifa. Però, per dovere di cronaca, tocca fa tutto bene, perché se no, la guida è, non va bene. Però sono team Tifa, tutta la vita. Che devi fa, Cloud? Dai, dai un po'. Nothing. Let's take the photo and go. Sure. Sounds good. Perfetto. Ora dobbiamo fare questa. Quindi mettiamo di fianco a lei. Marzol. Tiriamo fuori la nostra fotocamera. Aspetta, aspetta, ho beccato. Oh. Riusciamo ad aumentare la percentuale, tanto meglio. E niente, al massimo è quello che riusciamo a raggiungere, ma non più, manco più quello. Attenzione, salvetta. Va bene così, ci piace tantissimo. Wow, it looks exactly like the photo they gave us. Lo so, va benissimo. Guess we gotta get these back to Caesar, huh? Torniamo, bravissima. Non ti preoccupare, non ti tradisco. Mannaggia. Allora, ci conviene che noi ci teletrasportiamo. Ovviamente non ce lo fa usare da qui. Conviene che ci teletrasportiamo qui. E andiamo ad utilizzare il nostro viaggio veloce, ovviamente. Quindi ci spostiamo. C'era un altro tizio qui vicino, sì, eccolo qui, parliamo con lui e ci spostiamo di nuovo qui alla sala degli incontri e andiamo direttamente lì, così facciamo molto molto prima, senza andare a fette, fino lì. Oh, tanto si blocca. Andiamo qui,
e consegniamo il tutto. Lo so, siamo molto bravi. Mi taglio la cazzo. E Giovini ci darà un tarocco, credo, non ricordo male. Vabbè, comunque mi sono scordata di ripigiare Rec. E in questo modo completiamo questa missione secondaria. Quindi per questo video è tutto, come al solito iscrivetevi, campanella, like, commentino, condivisione, grazie di cuore a tutti gli abbonati e a tutti, super grazie, e vi do appuntamento al prossimo video.